Ciao a tutti, in questo video vedremo come realizzare il paio di orecchini che indosso. Anche qui è uno schema veramente semplice, adatto assolutamente anche ai principianti. Si tratta di inserire dei componenti su un chiodino, poi creare un'asolina e collegare questa asolina al perno per orecchini che si è scelto. Nonostante la loro semplicità, io li apprezzo moltissimo, mi piacciono perché sono semplici. Perché nella loro semplicità secondo me risaltano come orecchini, non lo so, mi sembrano molto eleganti, però questa naturalmente è una questione di gusto personale. Adesso come al solito vi mostrerò gli orecchini più da vicino, in modo che possiate vederli meglio. Poi seguirà la lista dei materiali che vi ricordo potete trovare anche nel box informazioni che si trova sotto al video e poi naturalmente seguirà il tutorial. Questi come vedete sono gli orecchini visti da vicino, sono estremamente semplici, però a mio gusto mi piacciono molto, mi piace molto l'abbinamento dell'agata di fuoco con questa particolare, con questo perno particolare in rame. Mi piace anche molto l'abbinamento della madreperla naturale con l'agata di fuoco perché gli dà una certa lucentezza e poi secondo me si abbina anche bene, si abbinano anche bene i due colori. E quindi diciamo che i due componenti fanno in modo che l'altro risalti. E niente, è tutto qui. Per realizzare questo paio di orecchini, innanzitutto abbiamo bisogno di un perno. Io ho scelto questo martellato color rame 10x7 mm. Ho scelto questo perché mi piaceva l'abbinamento con l'agata di fuoco. Vedete, io trovo una somiglianza tra l'agata di fuoco, questa oliva ondulata 14x10 mm, e il perno. Quindi mi servono anche due agata di fuoco a forma di oliva ondulata, appunto 14x10 mm, e poi vi servono anche 4 perle di madreperla naturale. Io ho scelto questa tonalità sul marrone tondo liscio da 4 mm. Dopodiché vi servono naturalmente anche due chiodini in rame. Io ho scelto questi che sono lunghi 50 mm. Per prima cosa prendiamo il nostro chiodino e inseriamo una perla di madreperla naturale. Poi inseriamo l'agata di fuoco, l'oliva ondulata e poi di nuovo la madreperla naturale marrone. A questo punto prendiamo le pinze a punta conica e cominciamo a piegare un pochino l'estremità di questo chiodino perché dobbiamo andare a realizzare una solina. Poi tagliamo con le tronchesi il chiodino in eccesso, ce ne lasciamo circa un po' meno di 1 cm per realizzare la nostra asolina, poi di nuovo con le pinze a punta conica iniziamo a realizzare la nostra asolina. Però prima di chiudere l'asolina inseriamo al suo interno l'anellino del perno che abbiamo scelto, in questo modo, e poi chiudiamo l'asolina con le nostre pinze a punta conica. Questo è il risultato finale. Come al solito, come sempre, spero che il video sia stato chiaro, utile, di ispirazione e ci vediamo al prossimo. Ciao!